Ecco, la donna che fu ammazzata dai sbandati, dai prigionieri, dalla feccia che stava prigioniera a Ponza, ha un nome e cognome. Ecco, dice, quei contadini furono scambiati per spie e su di loro si abbatterono raffiche di fucileria. La contadina rimase uccisa. Stava lavorando la terra, una contadina, un'operaia, si chiamava Rosa Ferretti. Ecco, a sera i famosi 300 arrivarono a Padula e lì si riposarono, mentre i loro capi, allarmati dal fatto di non aver trovato nel paese le centinaia di uomini armati che si aspettavano di incontrare, confabulavano in casa del cospiratore Federico Romano. In quell'abitazione Pisacane pose il suo quartier generale. Ecco, ma poi fu praticamente massacrato dai contadini, lui, Nicotera, là, tutta quella gente che volevano liberare il regno delle due Sicilie dal re Ferdinando II. Ecco. Dice lo scrittore Desio, Giacinto Desio, che è uno dei più grandi del 1800, ma non viene manco considerato dalla letteratura italiana post-risorgimentale, ma è stato uno dei più grandi scrittori europei. Ebbene, dice il Desio, seguitò per le strade e per i giardini piuttosto macello che pugna, cioè piuttosto un macello che una battaglia. 56 uccisi, 30 feriti, 200 presi, i capi co più pronti se la svignarono mentre più si faceva fuoco. Ma Pisacane, Nicotera, Falcone e Fedeli rimasti con loro non se la svignarono, non riuscirono ad aprirsi un varco ed avviarsi attraverso i monti a Sanza. I tre erano avviliti, avevano visto i loro uomini a decine gettare i fucili e correre verso i borbonici per arrendersi quando arrivò la polizia borbonica, o scappare nella campagna o nascondersi nelle case. Questi erano i 300 giovani e forti. Ecco, quale speranza rimaneva ancora a questi tre illusi? Speravano di raggiungere il Cilento, regione turbolenta e con tradizioni rivoluzionarie. Li guidò per quegli impervi sentieri un giovane contadino, il quale, dopo ore di estenuante cammino, disse di avere smarrito la strada. Pisacane e i suoi compagni, ormai privi di forze e affamati, trovato un rifugio, si gettarono a terra a dormire. Il giorno dopo ripresero la dura marcia e finalmente da una collinetta potettero scorgere Sanza, verso la quale si avviarono. La tragedia stava per giungere all'epilogo. Desivo dice: il capo urbano Sabino Laveglia era con un piccolo drappello uscito dal paese. Presso al convento dei minori osservanti fu avvertito da un fanciullo dell'appressarsi di armati. Si spinse avanti e, protetto da un canto del giardino murato, fu sorpreso, non colpi, fu sorpreso, non colpito da una scarica di fucilate. Retrocesso e Carponi per un canale presero altra girata, donde, come ebbero a tiro il Pisacane in capo alla masnada, uccisero lui ed altri sul botto e traforarono la mano al Nicotera, che l'aveva alzata ad avvertire il condottiero. Già il rumore dei colpi aveva commosso il paese, stormeggiando le campane, accorrevano gli urbani e tutta la popolazione, uomini e donne, carpate armi rurali, falci e tridenti, scuri e pietre, gridavano ammazza, ammazza, e quei liberatori di popolo cacciati dal popolo come belve per le campagne, morto anche il Falcone, cadevano qua e là uccisi il resto dei prigionieri. Ecco, vedete, questi erano qui stavano nei pressi di Sapri, ma quando sbarcarono a Ponza, ci fa sapere
il desive, a parte le lascivie, di cui non troviamo precise indicazioni nei testi di parte avversa, che parlano però di disordini e saccheggi, questa cronaca dunque è esatta. Pisacane si impadronì agevolmente di Ponza, ma il successo non gli diede alla testa e dovette darsi da fare per gettare acqua sul fuoco degli eccessivi entusiasmi. Grassatori, incalliti, assassini che per numero superavano gli onesti. Anche in questo però egli obbedì da ideologo, lui che a parole detestava gli ideologi, alle sue teorie. Ecco, vedete, questi veramente hanno fatto stragi in quel di Ponza, e quindi la poesia troverete queste notizie nel libro di Michele Topa, Così finirono i Borboni di Napoli. Ecco, è la poesia che dice: erano 300, erano giovani e forti e sono morti. Me ne andavo un mattino a spigolare quando ho visto una barca in mezzo al mare. Era una barca che andava a vapore ed alzava una bandiera tricolore. La bandiera non era tricolore, ma rossa, non comunista, perché il rosso indicava pericolo. Ecco, vi ho detto tutto, vi ho detto anche il nome e cognome della contadina uccisa, non da Pisacane ma dalla sua truppaglia. Però il poeta Luigi Mercandini ha fatto carriera con questa poesia, che ha stravolto la realtà dei fatti. Pisacane, in realtà, andando nel regno delle Due Sicilie mano armata, è come un terrorista che oggi invadesse la nostra patria, o dei terroristi che invadessero la nostra patria, la nostra repubblica, mano armata, andando a rubare nei campi, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, questo è successo, è una pillola, diciamo, di verità, che ho voluto raccontare a voi di Telemondo Orlando e ai tanti, diciamo, di YouTube. Grazie.